Gamberetti dispettosi. I gamberetti erano molto dispettosi, gli altri pesci stavano alla larga da loro, perché erano stufi dei loro stupidi scherzi. Arrivano i pescatori. E non è vero niente. C'è uno squalo. E non è vero niente. Sulla spiaggia qui davanti vogliono cucinare pesce alla griglia. E poi non era mai vero niente. Nessuno riusciva a farle smettere, perché loro erano tantissimi. Siepi lunghissime di gamberetti dappertutto, muri di gamberetti dappertutto, code di gamberetti che spuntavano da ogni scoglio. Gli altri pesci, i gamberetti se li sognavano anche la notte, se riuscivano a dormire, perché i gamberetti erano così tanti che facevano i turni, chi dormiva di giorno, chi dormiva di notte. Con gli scherzi, quindi li potevano fare a qualunque ora. Un giorno arrivò un pescatore con una barca. Remò fino al mezzo al mare, gettò le sue reti e pescò un bel po' di gamberetti. Nessuno se ne accorse, neanche i gamberetti. Mica si conoscevano tutti per nome. Erano veramente troppi. Il giorno dopo il pescatore tornò con il suo amico. Le reti erano due. Il giorno dopo c'erano tre barche, con due pescatori ciascuna. Pescavano tutti i gamberetti. Davanti a quel mare vennero aperte due trattorie, al gambero d'oro e il gambero fritto. Cucinavano, indovinate un po' che cosa? I gamberetti. Dopo un po' i gamberetti smisero di fare scherzi perché erano troppo occupati a non farsi pescare e quindi non avevano nessuna voglia di scherzare. Qui finisce che prima o poi ci friggono tutti, dicevano. Bisogna trovare una soluzione al più presto. L'unica idea che venne loro in mente era quella di cambiare mare. Detto, fatto. Adesso i gamberetti stanno facendo scherzi ai pesci di un mare lontano. Arriva uno squalo, i pescatori gettano gli ami, guarda là una rete. E i pesci del mare di prima si annoiano moltissimo.